Londra. Una strada deserta in piena notte. Sullo sfondo la cattedrale di St. Paul. Un fascio di luce appare all'improvviso dall'alto, creando una specie di occhio di bue divino su cui una figura umana precipita rovinosamente. Un coro angelico annuncia l'evento con una frase in latino. Ecce homo qui est faba. Ecco l'uomo che è fagiolo. Mr. Bean, appunto. Alzatosi, il protagonista si guarda intorno con aria incuriosita e se ne va fuori dallo schermo. Nella sua semplicità, la sigla d'apertura della serie televisiva Mr. Bean riassume in modo perfetto l'essenza alienata del protagonista, un uomo talmente ignaro di come funziona il mondo da saper rendere epiche e straordinarie anche le situazioni più banali. Proprio l'approccio non convenzionale alle semplici problematiche della vita quotidiana, unito a una mimica facciale e fisica incredibilmente espressiva, costituisce uno dei punti di forza dello humor inglese di Bean. Una comicità immediata che, a dispetto della quasi totale assenza di dialoghi, ha saputo far breccia nel senso dell'umorismo di milioni di spettatori, non solo britannici, ma di tutto il mondo, dal 1990 a oggi. Sì, da oggi nasce questa rubrica dedicata a Mr. Bean. Parleremo di Mr. Bean nel corso quindi di alcune settimane. Non so in quanto tempo uscirà un nuovo episodio di questa serie. Oggi ci concentriamo sulla nascita, per così dire, di Mr. Bean, quel momento in cui avviene la sua nascita televisiva, ovvero quel primo sketch in cui Mr. Bean si presenta a un esame preparatissimo in trigonometria. La materia del compito, tuttavia, sembra essere un'altra. Così cerca di rimediare, copiando le risposte dal compagno di banco. Fra le primissime parole che Mr. Bean pronuncia, Mr. Bean, ricordiamo, è londinese, c'è una frase italiana. Mamma mia! Chiama la madre. Nella scena successiva, dopo essersi accorto che la spiaggia in cui si trova non è deserta, Bean tenta di mettersi costume senza mai mostrarsi nudo. Poi, deciso a seguire la messa, Bean lotta per contrastare la sonnolenza durante il sermone del prete. In seguito Mr. Bean si precipita all'ospedale per farsi liberare la mano, rimasta incastrata in una teiera. Presso il numero per fare la fila e irritato all'idea di dover aspettare ore, ricorre a qualsiasi bassezza per passare avanti agli altri. Quando finalmente può uscire da lì, Bean vede una guardia della regina e intuisce che questa è obbligata a rimanere immobile sull'attenti. Decide quindi di scattare una foto dopo averle aggiustato il look. Finalmente è arrivata notte e Bean si mette a letto. Non riuscendo a prendere sonno, però, sperimenta tutti i metodi che conosce per addormentarsi. In un'altra occasione, il piano di Mr. Bean di passare una tranquilla giornata al Luna Park frana non appena scopre di aver rapito involontariamente un bambino, agganciando il suo passeggino con l'auto durante il viaggio. Incapace di abbandonarlo, ma allo stesso tempo irremovibile sul fatto di voler andare alle giostre, Bean lo porta con sé. Mr. Bean, in un'altra occasione, fa il suo ingresso in una piscina pubblica, sale sul trampolino più alto per tuffarsi, ma a un tratto si fa prendere dal panico. Caduto in acqua, rimane senza costume. Una volta uscito dalla piscina, non volendo pagare la sosta in un parcheggio coperto, Bean prova a uscire di straforo dall'ingresso. Riesce a lasciare il parcheggio, gli viene fame.
Mr. B fa pausa pranzo in un parco preparando al volo un elaboratissimo panino. Altro che Mr. Chef, Mr. Bean, lo chef. Poi riparte in macchina, fermo semaforo rosso, si vede superare da un ciclista che svolta all'incrocio portando a mano la bicicletta. Pensando che sia una condizione sufficiente per passare, svolta anche lui, spingendo l'auto con le mani. Chissà dove stava andando? Beh, l'idea era di incontrarsi con la sua fidanzata. Bean porta la fidanzata al cinema a vedere Nightmare dal profondo della notte. Dopo aver fatto lo spavaldo, spaventandola con scherzi, non trova tuttavia il coraggio di guardare il film. Quando sei in una situazione difficile, certa gente non ti dà alcun aiuto. Come quel signore curioso sulla spiaggia quando cercavo di cambiarmi costume da bagno senza essere visto. O come quel vecchio pomposo in chiesa, mentre io ero in piena fase di concentramento per rimanere sveglio. Persone completamente inutili.